prima palla dell'Ozi Basket, Ferrarese manovra, Venturelli trova Rechena sotto, sbaglia l'appoggio Rechena e riparte l'Alto Sebino con Simone Centanni. A vuoto anche il suo tentativo da tre. E c'è sull'incursione di Venturelli il primo fallo di Derrick. Rimessa del fondo Ozi Basket. Anzi è laterale. Se ne incarica Longobardi per l'uscita di Ferrarese. A vuoto anche la prima tripla di Simone. La risposta dell'Alto Sebino è affidata a Dri. Anche lui a vuoto e c'è già contropiede. Persa l'occasione Ozi Nuovi, adesso è Rechena che inaugura i canestri del Pallaferroli con una tripla. La risposta bellissima in incursione di Centanni. Due punti per lui aggiuntivo sul fallo di Ferrarese. L'aggiuntivo per Centanni. Al segno e pare si gioca. Siamo al pressing. Siamo al pressing Crotti, ma la risposta orciana non ci fa attendere. Stavolta la bomba è di Venturelli. Tenta di rispondere Dream, al ferro respinge la conclusione, riparte lo Ozi Basket. Chiama al blocco Ferrarese. Appoggia Rechena. S- 8-3, Ozi Basket. A 7-48. L'Anezio penetra, poi scarica. Riparte Ozi Nuovi, Ferrarese trova Broglia in post, numero tra Broglia e Venturelli, butta in alto una preghiera che entra e c'è anche la buona sorte che aiuta gli audaci, c'è fallo e c'è anche il canestro aggiuntivo per Venturelli e è già time out per Ale Crotti. Aggiuntivo di Venturelli. Coach Crotti ha chiesto intensità e attenzione difensiva. Va anche l'aggiuntivo di Venturelli. 7-28 del primo quarto, al termine del primo quarto 11-3 Ozi Basket. Planezio post basso per Spatti, la sua conclusione va a vuoto, il movimento era interessante per l'ex blu Orobica. Rimessa dal fondo, riparte Ozi Nuovi. Ferrarese pressato alto da Centanni, esce di nuovo Venturelli e si guadagna un altro fallo di Spatti. Il secondo fallo di Spatti. Due in lunetta per Venturelli.
Percorso netto per l'Esport di Tutino e c'è già un cambio in casa Alto Sebino, esce Spatti in campo con il numero 10 Meschino. Porta palla Squeo, scambia con Meschino. Filiberto Dri. Il tiro dell'ex Udinese coglie il primo ferro, riparte Simone Ferrarese ma trova la stoppata di Squeo. C'è il contropiede, spinge Centani, scarica per Dri. E ci sono due punti ancora in entrata per Centani. Ferrarese per Longobardi sull'uscita Venturelli. Palla persa però nello scambio con Rechena, riparte a mille all'ora Centani. L'arbitro vede la deviazione di Longobardi e dà la rimessa del fondo all'Alto Sebino. Squeo molto alto, Meschino trova Centani, la sua conclusione a vuoto, manca il taglia fuori Orceano e Squeo può raccogliere per il 13-7. Longobardi pressato da Planizio, trova Ferrarese, i secondi sono già diventati pochi ma lo scarico trova Longobardi, mano calda per il classe 94 e la triple a segno. E c'è fallo in attacco stavolta di Squeo che spinge per liberarsi di Longobardi, palla recuperata dall'Orzi Basket. Buona la presenza dei tifosi di Orzi Nuovi giunti con pullman e macchine al seguito della squadra qui nell'esilio di San Bonifacio, ma si mangia un rigore senza portiere Simone Ferrarese e costringe Venturelli al fallo per frenare il contropiede di Centani. Primo fallo per Michele Venturelli. Si lamenta Ferrarese perché sostiene di essere stato spinto in fase d'appoggio. Non è dello stesso parere l'arbitro e riparte l'Alto Sebino con Centani che chiama Planezio, Dri, Squeo che attacca Broglia, perde quasi la palla e poi conclude frettolosamente sul ferro. Il rimbalzo è di Rechena, Ferrarese innesca a Broglia, poi Rechena che in corsa commette infrazione di passi e fa infuriare coach Eli Antonio. Riparte Centani per Meschino, Dream trova il blocco di Meschino ma la sua conclusione è ancora sul ferro. Ferrarese trova Venturelli che ricciola e c'è ancora fallo, c'è ancora infrazione di passi di Venturelli che incredulo sosteneva di aver effettuato un arresto del tutto regolare. Thank you.
qualche errore di troppo in questa fase della partita. Meschino riscarica per Centanni, che è il terminale di quasi tutte le azioni dell'Alto Sebino. Longobardi scarica per Ferrarese, che trova Rechina, sul quale non tenta nemmeno l'intervento Dri, e siamo alla prima slam dunk di serata. Dri per Planezio, entra, esce il tiro di Meschino, ma sulla carambola Longobardi devia fuori, si movimentano le panchine. Belloni per Squeo, abbassa il quintetto coach Crotti, doppio cambio nell'Orzi Basket. Pani e Bedetti sostituiscono Longobardi e Venturelli. La rimessa al fondo nelle mani di Dri, esce Belloni, chiama lo schema ancora per Dri, il blocco di Meschino, lo sfrutta ma in maniera irregolare, irremovibile. L'arbitro deve aver ripassato il manuale di come si fischiano le infrazioni di passi, e la palla resta all'Orzi Basket. 18-7, 2.56 al termine del primo quarto. Panni chiama al pick and roll con Rechena, Ferrarese trova Rechena ancora sotto, spalla canestro con Belloni, e altri due punti per Rechena, 9 punti per lui, miglior marcatore della partita. Centanni trova Dri, c'è il fallo di Bedetti, il suo primo fallo. Luca Bedetti, ex Ravenna. Centanni, su cui in marcatura c'è Panni, sfrutta il pick and roll per una tripla che anche questa non va, e riparte Orzinuovi con Ferrarese. Bedetti trova ancora Rechena, scarico per Panni che attacca Belloni, e sul primo passo è costretto al fallo. Già speso il bonus per l'Alto Sebino, quindi Panni avrà i canonici 2 tiri liberi in lunetta. A vuoto il primo, come domenica scorsa Ale ha bisogno di scaldarsi. È buono il secondo e c'è cambio, 21-7, fa il suo esordio in partita anche Michele Bei e sostituisce Giorgio Broglia. Planezio tenta l'incursione, è Belloni che non ha fortuna, e c'è il primo rimbalzo di Bei, riparte Venturelli, e nel frattempo è entrato al posto di Ferrarese. Alepani attacca fino in fondo, trova l'appoggio e altri due punti per l'Orzi Basket. Belloni scarica per Planezio, finta su Rechena, tenta la conclusione, raccoglie il suo rimbalzo sul mancato aiuto a Rechena, e sono due punti per lui. Ciao,
battezzato Rechena, però sul suo rimbalzo arriva Snake Bedetti e firma i due primi punti della serata, i suoi due primi punti della serata. Luca Bedetti, scusate, adesso è in marcatura su Dri, che finalmente trova il piazzato, due punti anche per lui. 30 secondi al termine di questo primo quarto. Chiama lo schema direttamente dalla panchina Coccelli Antonio e spende il fallo Belloni. A 15 secondi ci saranno due liberi per Alepani. C'è il cambio di Gennaro, fa il suo esordio, sostituisce Belloni che è già al secondo fallo. Risponde la panchina di Orzinuovi. Per l'ultima azione mette Mazzucchelli e Paunovic e toglie Venturelli e Rechena. Due liberi per Panni. Ancora uno su due per Alepani, che un po' si dispera. Ultima azione nelle mani naturalmente di Centanni, che trova Dri sotto. Dopo lunghe esitazioni l'arbitro decide che è buono il canestro, ci ha pensato su, buono il canestro di Dri e aggiuntivo. Sbaglia l'aggiuntivo. La